È un pellegrinaggio silenzioso quello che la comunità tributa all'Iris. Una barca fedele che per anni ha accompagnato Francesco Voltattorni e i suoi marinai in decine di viaggi sulle acque dell'Adriatico. Ora, vedere un'imbarcazione ridotta da un relitto rosso-blu che a pancia all'aria copre una scogliera è una stretta al cuore. È il simbolo di una tragedia che ha scosso la Riviera delle Palme. È la ferita aperta che continua a sanguinare. È il ricordo dell'addio al suo comandante. L'Iris è meta di un continuo pellegrinaggio, gente che cammina sulla battigia e scruta i resti dell'imbarcazione o che si affaccia incredula dalla terrazza del lungomare. Perché un conto è vedere l'immagine dalla TV. Un altro è guardare il dolore dal vivo e scorgere quel che resta di un dramma che ha scosso un'intera comunità. A 48 ore dall'ultima tragedia del mare, i sub sono tornati sul posto questa mattina per le perlustrazioni di rito. Sono a caccia dei documenti dell'Iris, nascosti dentro lo scafo o lontano, portati via dalle correnti dei giorni scorsi. Controllano anche che non vi siano perdite di gasolio, perché arriva, l'odore di nafta arriva fortissimo. Per recuperare il relitto, le condizioni di mare dovranno essere ottimali. Ci vorrà una giornata e non è detto che si riesca a tirarlo su al primo tentativo. Quei 26 metri di imbarcazione pesano, si abbinati ai bassi fondali e dalla vicinanza agli scogli. Ma prima si porterà a riva l'Iris, prima si fermerà questo andirivieni silenzioso che racconta una storia ormai nota e triste. La storia di un mare adriatico che non perdona e che è riuscito a rovesciare anche una barca che porta il nome di Iris, un nome che in greco significa arcobaleno. Un nome che evoca la quiete dopo la tempesta, ma che per la Riviera da qualche giorno è diventato sinonimo solo di morte, dolore e disperazione.